Amici di Telemolise, oggi siamo a Ripa Bottoni, alle mie spalle c'è la chiesa di Santa Maria Assunta. Qui abbiamo seguito per voi l'inaugurazione di una nuova emittente televisiva, Misericordia Televisione, un'idea nata da quattro sacerdoti, ma vi raccontiamo tutto nelle prossime puntate di Viaggio in Molise. Don Gabriele Tamilia, direttore editoriale di Misericordia Televisione, un'emittente che nasce dall'associazione Stirling. Esatto. Stirling è stato detto più di qualche volta, è il nome della nave con cui è andato in America il papà di Don Stellerino, e for Stirling è venuto poi il nome Stellerino. Allora, in omaggio a questo grande sacerdote, intuitore dei mezzi della comunicazione sociale, abbiamo coinvolto vivente ancora lui nell'associazione, e da questa associazione poi potranno nascere tante tante cose belle. Per noi, per i momenti, interessa la televisione. Poi, come si dice, da cosa nasce cosa, e quindi se il Signore ci dà la forza, la grazia, potremo continuare a servire la società, la Chiesa, attraverso i mezzi della comunicazione sociale. Ricordiamo che Misericordia Televisione è stata fondata da quattro sacerdoti, tra cui lei. Sì. Quattro sacerdoti, tre della diocesi di Termoli Larino, Don Fernando Manna, parroco di Ururi, Don Antonio Antenucci, parroco di Guardialfiera, e Don Domenico Di Franco, parroco di Petrella. Siamo stati i firmatari di questa associazione, e quindi anche i fondatori della televisione, che si vuole porre in continuità di quello che ha fatto Don Stellerino con TRSP, Teleradio San Pietro. C'è questa sigla che continua in qualche televisione, ma non ha a che fare con la televisione di Don Stellerino, Teleradio San Pietro, ecco la sigla TRSP. Ecco, cosa sente il bisogno di trasmettere questa nuova emittente? Trasmettere la vita incentrata sui valori cristiani. Io sto ripetendo da sempre, non deve essere una televisione di sagrestia. Ci sarà la messa una volta al giorno, non ci saranno messe ripetute, replicate, mandate in differito, perché questo lo ritengo quasi un sacrilegio. Quindi, al di là della messa, saranno tante belle cose. Stasera non è stato presentato il palinsesto dal professore Elia Rubino, ma tante 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 cose belle della vita, incentrate sui valori cristiani, sul rispetto della persona, come è stato detto anche durante gli interventi al termine della messa. Invitiamo tutti coloro che in qualsiasi modo vorranno partecipare, siamo disponibili, come ha detto anche Don Fernando, che è un po' il sacerdote più tecnicamente formato. Siamo disposti a recepire tutti coloro che in qualsiasi modo vorranno collaborare. L'inaugurazione oggi qui a Ripa Bottoni, la sede è qui? La sede legale è Ripa Bottoni, perché è il mio paese, paese di nascita, paese dove da 10 anni sono anche parroco. Sono stato molti anni parroco a Casa Calenda, a Provvidenti, rettore del santuario diocesano della Madonna della Difesa. Adesso da 10 anni sono parroco a Ripa Bottoni e da 12 anni a Morrone. Quindi abbiamo scelto Ripa Bottoni per due motivi. Primo, perché è la sede legale. Secondo, perché questa chiesa
penso che abbiate avuto modo di riprendere, è monumento nazionale grazie alle opere pittoriche sia di tele che di affreschi di un pittore, uno dei più celebri del Settecento napoletano, Paolo Gamba, che era di Ripa Bottoni. Un'ultima domanda, quali canali sono stati scelti per promuovere questa televisione? Abbiamo visto che Telemolise ha concesso il canale televisivo 604, ma saranno utilizzati anche i social? Ah, sicuramente anche i social, probabilmente avremo un canale che era di Dostellerino, mi pare, che poi è stato dato a un Francesco Russo di Cassino e metterà a disposizione anche lui, quindi l'emittenza oltre al Molise si estenderà fino alla provincia di Frosinone. E poi quando il dottor Pallanteri metterà a posto un altro canale, prenderemo anche l'Abruzzo Adriatico fino a Pescara e su. I tempi in cui 35 anni fa ho avuto la televisione sono passati, allora l'etere era libero e come ho detto la mia televisione a Casa Calenda arrivava addirittura ad Ascoli Piceno al nord e a Cosenza a sud. Oggi con questo intreccio che c'è ovviamente siamo limitati nel bacino di emittenza. Sarà il 604, quanto prima andremo in onda 24 ore su 24 sul 604. Orazio Civetta, sindaco di Ripa Bottoni, dalla vostra chiesa, la chiesa di Santa Maria Assunta, un gioiello di fede, di arte, di cultura, a parte questa nuova avventura, Misericordia Televisione, che raggiungerà un po' tutto il territorio. Come valuta questa iniziativa? Ma sicuramente è un'ottima iniziativa. Devo fare sicuramente i miei complimenti a coloro che hanno dato tanto affinché insomma, si raggiungesse questo risultato. E infatti diciamo, questo momento, questa innovazione che arriva sui nostri territori non può che far bene insomma, sia al territorio sia anche a coloro che vengono a visitare appunto, questi piccoli centri.